Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books e buon Feminist Friday a tutti voi. Quello di oggi sarà un video in realtà un po' chiacchiericcio per spiegare un concetto che non ha troppo a che fare con i libri, ma ha più a che fare con un qualcosa che secondo me coinvolge tantissime donne, se non tutte, soprattutto nella nostra società, e ovvero stiamo parlando della sensazione di avere paura e dell'essere sempre in pericolo, sentire come se la paura di essere stuprate, violentate, aggredite sia qualcosa che fa parte del nostro quotidiano. È un concetto che secondo me per l'altra metà del mondo, ovvero il mondo maschile, difficilmente è comprensibile. Dopo, insomma, vi spiegherò bene nel dettaglio che cosa intendo per la sensazione di avere paura. Sarà un po' più chiacchiericcio del solito questo video perché è davvero un qualcosa che forse va un po' discusso insieme. Intanto io ho la mia tazza di tè e ne volevo discutere con voi. Che cosa intendo per la sensazione di avere paura? Allora, innanzitutto vi faccio qualche premessa. L'idea di questo video è nata da due diversi fattori. Il primo è sicuramente che per caso, cioè non per caso, in realtà dopo diversi Feminist Friday, io e la mia amica Eleana del canale Las Vamps, che ovviamente vi linko giù nell'info box, ci siamo ritrovate a parlare di questo argomento in diversi momenti negli ultimi mesi. In coincidenza con una delle sue letture che nella mia TBR, ma che ancora non ho letto, guarda caso l'argomento è rispuntato fuori, e quindi ci siamo ritrovate a parlarne diverse volte. In più ho letto un articolo sul sito passionaria.it che vi linko giù nell'info box e secondo me è perfetto ed è puntuale riguardo a questo argomento, che si intitola proprio "Sono stanca di aver paura di essere stuprata". Chiaramente è un titolo molto forte, ma secondo me racchiude tutto quello di cui vi voglio parlare oggi. Partiamo dalle basi, anche perché è una discussione che ho già intavolato su internet settimana scorsa e visto che tantissime persone mi hanno risposto non c'è mai stato un Feminist Friday così commentato, credo sia proprio una cosa che accomuni tante ragazze e che forse è un po' un meccanismo complesso da capire per gli uomini. Chiaramente, come sempre, non è che sto dicendo che gli uomini non ci arrivano, che gli uomini sono in disaccordo, anzi, ma che per una questione di genere, per una questione di educazione di genere che ci è stata data, è abbastanza diversa la percezione del pericolo tra uomo e donna e questo tipo di sensazione. Non sto dicendo che lo stupro non avviene, mi raccomando, prima che iniziate, non sto dicendo che lo stupro maschile non esiste, anzi esiste, ma è ancora più silenzioso di quello femminile che già è praticamente sommerso. Non sto dicendo che gli uomini non provano la percezione del pericolo, sto dicendo solo che alcuni meccanismi che vengono instillati nel nostro quotidiano, nel nostro muoverci quotidianamente, sono un po' diversi. Non c'è nulla di male, bisogna solo capirsi e venirsi incontro. Come tutti i Feminist Friday, cercherò di toccare ogni argomento in una maniera più completa possibile, ma anche con delle opinioni personali, quindi chiaramente confrontiamoci giù nei commenti se siete d'accordo, se siete in totale disaccordo, mi raccomando in maniera civile, se no mi arrabbio. Allora, tornando al tema principale, la percezione della paura è l'idea di essere stanca, di avere paura, di essere stuprate, che è il titolo dell'articolo di Passionaria. Cosa succede? Come nasce questo articolo? E come nasce questa mia riflessione? Noi ragazze, o almeno la maggioranza delle ragazze, fin da piccola riceve un'educazione che davvero ha molto a che fare con la percezione del pericolo. Le madri, in qualche modo, come in una trasmissione, le madri o chi per loro, a volte anche la figura paterna, altre figure femminili o maschili all'interno della famiglia, possono partecipare assolutamente a questo tipo di impronta. Non sto dicendo che, però diciamo, mettiamo che figura di solito comunemente associabile alla madre passa un certo tipo di formazione alle figlie e passa soprattutto una sorta di allerta, o passa sempre una sorta di messaggio che ci invita a stare allerta, perché una ragazza in qualsiasi momento della sua vita fuori di casa deve abituarsi a un certo tipo di impostazione, perché una ragazza quando esce non lo fa mai con leggerezza. Prima di uscire controlla
che tipo di situazione è. Quindi sappiamo che se usciamo la sera ci vestiremo in un certo modo per evitare situazioni spiacevoli, perché anche se indossare una minigonna non invita allo stupro, la percezione di alcune persone potrebbe essere quelle. Quante volte abbiamo letto che una ragazza stuprata magari aveva la gonna, come se questo fosse un dettaglio rilevante, come se questo fosse qualcosa che ha invitato lo stupratore ad agire proprio in tal senso. Quante volte, e questo purtroppo lo so per esperienza personale, nel senso che ad alcune mie amiche che hanno subito violenza, la prima domanda fatta in commissariato è stata: ma com'eri vestita? Quindi, anche se dentro di noi, dentro la nostra testa, noi possiamo iniziare a pensare: no, ma io esco vestita come mi pare, non è così semplice. Quindi noi ragazze, dal primo momento in cui sappiamo che dobbiamo uscire di casa, teniamo conto di alcune variabili. Il vestiario e il trucco, ad esempio un trucco molto vistoso, un trucco un po' meno vistoso. Ovviamente sto generalizzando, però sono alcune cose che saranno capitate a tantissime di voi. Se sapete che dovete percorrere un tratto di strada a piedi da sole, al buio la sera, un po' in paranoia ci entrate. E quando siete ragazze sapete che se dovete uscire, andare magari verso un bar, verso un locale, verso un ristorante la sera, sapete che il vostro pensiero più grande, il vostro, diciamo, mantra, la preghiera che ripetete nella vostra testa è: speriamo di trovare parcheggio di fronte al locale, perché se no vorrebbe dire fare un pezzo di strada a piedi. Addirittura molte ragazze, pur di non uscire da sole, escono solo in quei casi in cui si riesce a combinare un'uscita tra amiche, perché se no sarebbe pericoloso, viene percepito come pericolo. Quante volte di giorno per prendere un mezzo o camminare per la strada state allerte, controllate che tutto sia sotto il vostro controllo? Quante volte non prendete un mezzo perché ci sono determinate persone che percepite come un pericolo? Quante volte vi capita di sentirvi inseguite? E a volte non è solo una percezione. Quante volte avete la paranoia di cambiare un vicolo perché sulla vostra stessa strada ci sono due persone che non conoscete, due uomini, e li percepite come un pericolo? Quante volte salendo sui mezzi di trasporto vi sedete a cena, la prima donna, pur di sentirvi in qualche modo al sicuro, perché magari sul treno potreste capitare vicino a qualcuno che è spiacevole e che potrebbe farvi sentire molto a disagio? E non sto parlando di una persona che parla al cellulare mentre voi state leggendo, e non sto parlando di un qualcosa che è lecito provare fastidio, sto parlando proprio di un disagio dal punto di vista del pericolo, cioè avvertire una situazione che potrebbe essere potenzialmente pericolosa. Pericolosa vuol dire anche che se uno ti tocca in maniera involontaria, anche non andando ovviamente all'atto sessuale, è comunque una violenza. Quindi quello che mi sono ritrovata a pensare in queste settimane è stato davvero tanto quanto noi cresciamo con questa impostazione che ci mantiene costantemente vigili, costantemente allerta, perché c'è un potenziale pericolo. Quindi noi cresciamo in una situazione che ci instilla la paura fin dal primo giorno, la paura di essere stuprate, la paura di essere aggredite, la paura di essere violentate, perché ci viene trasmessa, è una cosa che si insegna da madre a figlia, ma non solo, da nucleo familiare a figlie, non a figli, a figlie, perché gli uomini nella maggioranza dei casi, e non sto parlando di tutti, non voglio generalizzare sempre, ma nella maggioranza dei casi hanno una percezione del pericolo oggettiva, o hanno una percezione del pericolo che si alza quando effettivamente c'è una situazione del pericolo. Ma non credo che camminare da solo per strada per loro sia un problema, non credo che vedere due ragazzi per strada sia per loro un problema, non cambierebbero mai strada, non percepirebbero neanche come due potenziali, a meno che non abbiano il coltello tra i denti, siano pronti a derubare. Ma è un qualcosa di molto più profondo, molto più globale. Un ragazzo esce da solo tendenzialmente, anche se non ha un amico che lo viene a prendere sotto casa. Quindi insomma, diverse cose mi hanno portato davvero a pensare a quanto noi, per un motivo o per un altro, siamo dentro questo meccanismo che tutto il giorno ci frulla per la testa, e quanto ci sia, nonostante noi pensiamo di avere una giornata normale e tranquilla, dentro di noi ogni movimento, ogni spostamento,
ogni incontro è scandito anche da questa soglia di paura che si infila nel nostro cervello e ci sarà sempre. E il motivo per cui io vi sto parlando di questa cosa, ovviamente da un lato mi fa arrabbiare, è anche pensare quando magari sei fuori la sera e una ragazza beve. Perché bere è un problema? Perché bere una birra non credo sia un problema per nessuno, a meno che non siate allergici o a meno che non reggiate l'alcol zero. Però bere una birra, bere uno spritz, bere un bicchiere di vino non è nulla di male. Ma quante volte bere anche solo una goccia di troppo ti porta a essere più esposta al pericolo? Come se in caso succedesse qualcosa di brutto e tu per caso sei ubriaca, beh, in fondo eri ubriaca. Un po' come la storia della minigonna, ma in fondo avevi la minigonna, te la sei un po' cercata. Come se una persona che ovviamente è abbastanza incosciente, già in uno stato alterato, che abbia assunto, ovviamente io parlo di alcol perché è un qualcosa che bene o male può capitare di più, c'è chi anche assume droghe e quindi anche le droghe in quel caso lì portano a uno stato di alterazione. Ma se in entrambi questi casi avviene una violenza, non è che è meno grave, perché comunque la ragazza non è consenziente. Anche solo dire esco di casa e bevo un bicchiere di vino e devo comunque imparanoiarmi ancora di più perché ho bevuto un bicchiere di vino, non è una bella sensazione. Non è una sensazione che mi voglio portare da qua fino alla tomba o che mi auspico di trasmettere alle future generazioni, ma trasmettere a chi è più giovane di me l'idea che devono sempre stare allerta, sempre stare vigili, sempre evitare queste situazioni, un po' mi fa proprio deprimere tanto. Perché penso che ovviamente è una cosa che non si può abbattere del tutto, non penso neanche che sia facile abbattere un tipo di mentalità che porta soprattutto ad allertarti, a tenerti vigile sul pericolo piuttosto che prevenire il pericolo alla fonte, perché chiaramente questo deve essere un sistema che cambia dalla base, quindi dal punto di vista culturale, perché bisogna insegnare ai nostri ragazzi come darci una mano, per esempio, bisogna insegnare ai ragazzi come essere il più rispettosi possibili e magari essere allerta anche loro se vedono una ragazza camminare per strada. Ecco, queste sono tutte cose che noi potremmo fare. Io mi auguro ovviamente che tutte le ragazze abbiano gli strumenti e la conoscenza di tutte le situazioni che le possano mettere in pericolo. Dall'altro però che nessuna si senta limitata nel vivere la propria vita e questo davvero sarebbe qualcosa che succede, questo è qualcosa che succede tutti i giorni. E l'idea di percepire sempre un pericolo che ti limita dal punto di vista sociale, che ti impedisce di uscire come se fosse davvero un qualcosa che capita ogni 2 secondi. E parlavo con una ragazza del Brasile, tra l'altro, su Instagram la settimana scorsa, in Brasile avviene uno stupro ogni 12 secondi, che è una cosa impressionante. In Italia, per fortuna, molto meno, ma non vicino allo zero. Non è che avviene uno stupro 2 volte l'anno, avviene veramente molto più di frequente. Però evidentemente c'è un qualcosa che nella violenza non va a impedire alle persone di avvicinarsi a situazioni di violenza, che possono essere violenza familiare, violenza per strada uscendo, violenza perché magari hai parlato con un ragazzo che non è tumoroso e visto i recenti fatti di cronaca, tutto è legittimo a quanto pare perché è gelosia per i compagni di queste ragazze. Ovviamente è agghiacciante questa prospettiva, però questo chiacchiericcio nasce veramente dall'esigenza di condividere questa situazione, perché secondo me tutte le ragazze ci sono passate, tutte le ragazze tutti i giorni si fanno 5 domande in più rispetto a un uomo se devono uscire. Poi, ripeto, è una generalizzazione. Magari voi non avete percezione del pericolo, magari un uomo o uno di voi ha il triplo della percezione del pericolo che io non ho mai voluto limitare la mia vita all'esterno, non mi sono mai preclusa di prendere un autobus alle 2 di notte per la paura di incontrare qualcuno. È un servizio che mi dà il comune, io cerco di approfittarne piuttosto che prendere la macchina. Ma se vi devo dire che l'ho preso in tranquillità, non è vero. Se vi devo dire dove mi sono messa di fianco all'autista. Oppure di fianco ad altre ragazze. Se vi devo dire che camminando da sola la notte, cosa che ho sempre fatto e non ho mai evitato, sono stata tranquilla al 100% e senza nemmeno un briciolo di batticuore, no, è tutto falso. Perché comunque l'idea che potrebbe in ogni momento succederti qualcosa c'è.
no, non se ne andrà mai via. Quindi, insomma, questo video, che fondamentalmente non è che è una morale, perché io non ho una soluzione, nel senso che io non penso che ci sia una soluzione a breve termine, probabilmente neanche a lungo termine. Però io mi chiedo se non ci siano effettivamente delle piccole accuratezze, dei piccoli cambiamenti culturali che si possono fare, che possono fare le madri, che possono fare le ragazze, che possono fare i ragazzi, e trasmetterle alle nuove generazioni, quindi trasmetterle a chi è più giovane, chi non ha tutta questa percezione ancora del pericolo. Perché in fondo è vero, noi viviamo in una società che tendenzialmente tiene molto lontano il diverso e ha paura del diverso, e siamo in una società che tendenzialmente pensa in maniera molto egoistica e in una maniera che è molto centrata sull'io, quindi più che sul noi come comunità. Quindi noi guardiamo il nostro giardino e se magari uno sotto casa viene menato, è difficile che noi andiamo a dargli una mano per salvarlo. C'è sempre una grandissima diffidenza verso il prossimo, verso lo sconosciuto. In alcuni casi è più che lecito, ma in altri questa paura di uscire, questo starcene sempre in casa, probabilmente non dipende solo da fattori, cioè tipo Netflix, o solo da fattori tipo non c'ho voglia, mi piace stare sotto le coperte. A volte, senza che noi ce ne rendiamo conto, dipende anche da tante paranoie che noi ci siamo messe nel corso degli anni e abbiamo identificato l'esterno come un qualcosa di negativo, la socialità come un punto che ti mette comunque a rischio, perché ogni situazione di socialità prevede degli spostamenti. Quindi, ragazze, questo, ripeto, è un video che non arriverà a una conclusione né vi darà delle grandi basi, però a me piacerebbe davvero discutere di questo argomento con voi. So che qualcuna lo ha già fatto sia su Instagram che sotto il video di Las Vamps, e che io, vi ripeto, ve lo linko giù, perché lei racconta proprio la sua esperienza in maniera ottimale, che rappresenta l'esperienza di tantissime ragazze. Però quello che volevo un po' discutere con voi oggi è: secondo voi c'è qualcosa che ci porterà a cambiare? Chi lo sa? Non ho idea. C'è qualcosa che si può fare? Non credo che tutti abbiamo la soluzione, credo sia molto difficile. Però magari raccontatemi voi se invece dite non me ne frega niente, io in ogni situazione esco, non ho problemi. Oppure se anche voi dite no, io guarda, piuttosto che uscire, visto che questa è la mia percezione, lo evito. Oppure evito queste situazioni. Ecco, perché secondo me anche per tanti ragazzi può essere interessante, invece che dire subito no, questa cosa non esiste, vi state solo imparanoiando, cercare di immedesimarsi in quella che è la nostra educazione, in quello che è il nostro vissuto, e magari riuscire a diventare un po' più empatici verso di noi. Oppure cercare di capire, cercare di vedere come le ragazze si comportano all'esterno. Io spero comunque che il video vi sia piaciuto, è stato un po' più chiacchiericcio e meno approfondito rispetto agli altri Feminist Friday. La prossima settimana ci sarà un video molto molto speciale, che vi annuncerò a inizio settimana, perché ci saranno degli ospiti. Non vedo l'ora di farvi vedere il video. Quindi, nel frattempo, io vi ringrazio per aver partecipato a questo Feminist Friday. Ricordatevi che la stessa rubrica vive anche su Instagram, e se voi postate una foto con l'hashtag Feminist Friday, intavolate una discussione riguardo un argomento che vi interessa legato al femminismo, magari la vostra autrice preferita, magari le vostre eroine preferite, insomma, qualsiasi cosa va bene, un tema che vi sta a cuore, parlatene liberamente, io riposterò nelle stories tutti i partecipanti. Come sempre, per questa rubrica ci vediamo a venerdì prossimo e ne vedete delle belle. Invece, per tutto il resto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!